Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza con la partita IVA. So che molti di voi che mi seguono hanno un'attività imprenditoriale oppure vogliono iniziare a breve un'attività imprenditoriale o comunque sono molto interessati al business online e di conseguenza la partita IVA prima o poi vi servirà, perché se volete aprire un'attività in Italia vi serve la partita IVA. Questo sarà un primo ostacolo che incontrerete. Io vi faccio questo video proprio per semplificare il vostro percorso verso l'avvio della vostra attività. Prima di vedere tutto quello che riguarda la partita IVA, io mi presento, sono Silvio Luppi, sono un trader professionista, autore e formatore nel mondo degli investimenti. E in questo canale, oltre che di investimenti finanziari, parliamo anche di finanza personale e crescita personale. Quindi se siete interessati, vi invito come sempre a iscrivervi al canale. A chi serve la partita IVA? La partita IVA serve a tutti i lavoratori autonomi o imprenditori. In pratica, se tu vuoi avere un'attività in Italia, se vuoi trasformare il tuo hobby in un'attività, ti serve la partita IVA, perché devi registrare le tue attività presso l'Agenzia delle Entrate. Lo devi fare a tutti i costi, altrimenti sei illegale. Quindi prima o poi ti scontri contro la partita IVA. Il mio rapporto con la partita IVA è stato abbastanza duro all'inizio. Perché? Perché io ho un'attività imprenditoriale abbastanza rara per i commercialisti tradizionali. In pratica io offro formazione online, vendo libri, ma non li vendo solo in Italia, li vendo in tutto il mondo e quindi anche questo metteva un po' in difficoltà alcuni commercialisti. Ho altre attività al di fuori di quelle elencate, inoltre faccio anche trading online, investimenti finanziari e quindi anche quella è un'attività in più. Quindi la mia situazione era abbastanza nuova e complicata. Quindi ho dovuto girare parecchi commercialisti prima di trovare quello buono che oramai mi segue da oltre 3 anni. Però non è facile, perché ogni caso è a sé. E la prima cosa che fa una persona che vuole aprire la partita IVA è andare su internet e cercare informazioni. Cerca su internet, ma cosa faccio? Ma il mio codice Ateco? Alla fine non ci capisci niente, perché ogni caso è a sé. Ogni individuo ha la sua attività con le sue caratteristiche e per ogni individuo ci sarà una soluzione migliore. Quindi cercare su internet non serve assolutamente a nulla. Ora, quindi ci sta a chiedermi come hai fatto? Ah, io ho girato 10 commercialisti diversi. Ognuno mi diceva cose diverse, a un certo punto ne ho trovato uno preparato che è riuscito ad aiutarmi ed è riuscito a superare gli ostacoli che ho incontrato. Però, da quando ho iniziato a cercarlo a quando effettivamente sono partito, sono passati 6 mesi. No? E la cosa poi difficile di tutto questo è che comunque ti devi spostare, cercare il commercialista giusto, capire se lui riesce a comprendere la tua attività, perché non tutti i commercialisti riescono a comprendere le attività che fai, no? Perché alcuni commercialisti oramai anzianotti sui business online, le nuove attività, quello che fa dropshipping, che prendi prodotti dalla Cina, li vendi in Australia, insomma, non ha neanche il magazzino, diventa un po' complicato. Detto questo, però, per chi inizia, c'è un buon strumento che ho trovato da poco, infatti ho avuto la fortuna anche di parlare con l'azienda e secondo me è uno strumento molto valido ed è FiscoZen. FiscoZen permette a chiunque di aprire la partita IVA in modo semplice, online, a costi molto bassi, perché FiscoZen ha costi molto più bassi rispetto al mio commercialista. E soprattutto ti permette di avere un consulente fiscale dedicato. Ma andiamo per gradi, cerchiamo di capire che cos'è questo FiscoZen. FiscoZen è un servizio digitale che ti fa da commercialista, in pratica, che gestisce la tua partita IVA. In pratica ti permette di gestire in maniera semplice tutta quella parte fiscale molto complessa che riguarda gli F24, la dichiarazione dei redditi, la fatturazione, eccetera, eccetera. E inoltre FiscoZen, dato che online il primo dubbio che viene alle persone è: ma come faccio io poi dopo a spiegare la mia attività? Beh, avrai un consulente fiscale dedicato che potrai contattare ogni giorno. Ma andiamo per gradi, adesso vi faccio vedere come funziona la piattaforma di FiscoZen. Eccoci qua, vi faccio vedere la piattaforma di FiscoZen. Questo qui è un account che mi ha fornito l'azienda, infatti qua vedete che c'è il signor Mario Rossi con le sue cose. Allora, il problema grosso di chi ha la partita IVA è che
deve sentire il suo commercialista per capire come è messo, perché a un certo punto se lo dimentica, non sa cosa deve pagare, quando lo deve pagare, come lo deve pagare. Beh, con Fisco Zen è tutto molto più semplice, perché vedete che qua c'è l'andamento del fatturato, vi fa vedere l'andamento del fatturato 2022 e 2021. Qua non so perché hanno fatto che il signor Mario Rossi a agosto 2022 ha guadagnato 1 milione e invece solitamente fa performance molto più modeste, e però che ha sballato tutto il grafico, sarebbe stato più carino farlo più normale. Però vabbè, a parte questo, comunque qua ti fa vedere il rendimento del fatturato 2022 e 2021 e soprattutto ti dà la previsione delle tasse, molto importante, perché ti fa vedere le tasse che devi pagare nel 2022 e le tasse che devi pagare nel 2023. È molto molto importante questo, perché solitamente uno non sa quanto deve pagare. Cioè va il commercialista, sì, gli manda tutta la roba, poi il commercialista ti manda a me e ti dice: bomber, devi pagarmi tot 1.000 euro all'agenzia delle entrate. E quindi tu a un certo punto potresti non avere tutti quei soldi da pagare, potresti non averli sul conto e diventa complicato. Invece qui te lo dice subito e ogni fattura che incassi ti dice quanto dovrai pagare per il 2022 e per il 2023, così sei sempre sul pezzo e non hai delle sorprese. Poi ci sono mille altre cose che si possono vedere, le fatture qua poi dopo si possono incassare, le fatture come si fanno? Molto semplice, si va su fatture, nuova fattura, vedete che io posso aggiungere un cliente che ho già, tipo Go Ireland eccetera, qua c'è il Mario Rossi Consulting, oppure se ho un nuovo cliente lo aggiungo, metto tutti i suoi dati e poi dopo cos'altro devo fare? Niente, scrivere poi dopo la data, la prestazione che gli ho dato. E adesso inseriamo un cliente per fare una prova, vedete società beta, aggiungo la prestazione, rimborsi nel caso, allegati, perfetto, pagamento notte e io gli ho già fatto la mia fattura. Questo è uno strumento molto interessante. Si può andare avanti, qua ci sono mille altri strumenti da guardare, ci sono anche le fatture emesse, vedete che ci sono quelle da incassare, quelle già incassate, quelle insomma è stato inviato da inviare, non inviare, tutto segnato qui. Mario Rossi poi dopo vuole sapere com'è la sua, il suo profilo fiscale, quindi qual è il suo numero di partita IVA, qual è il suo imposta sostitutiva eccetera, tutto scritto qua, vedete. Rossi Mario, partita IVA, numero questo, codice Ateco ce l'ha sotto, ha un coefficiente di redditività del 67%, questo è importante, uno lo deve sapere perché magari non lo sa, e ha l'imposta sostitutiva al 15%, finché è in regime forfettario, perché vedete che nel 2022 ha incassato 23.000 su 65.000, se sfora i 65.000 mi passa in automaticamente in regime ordinario. Se uno poi su Fisco Zen ha dei dubbi, deve sapere come funziona, ha bisogno del consulente fiscale, allora qui c'è la chat in cui può parlare con il consulente, oppure può prendere il telefono e chiamare al telefono il suo consulente fiscale, sia tramite telefono che tramite mail. È una piattaforma a mio parere molto valida, molto semplice da utilizzare, che per chi inizia un'attività imprenditoriale avere un po' di semplicità da un punto di vista fiscale è molto molto utile. Vista la piattaforma e presentatovi il progetto di Fisco Zen, cosa ne penso? Penso che sia un progetto molto interessante, penso che sia un'ottima soluzione per chi vuole iniziare un'attività imprenditoriale. Io, quando ho iniziato, avrei voluto trovare una soluzione quale Fisco Zen. Detto questo, chi fosse interessato, qua sotto in descrizione c'è il link per andare su Fisco Zen e vi lascio anche un coupon di sconto, questo qua, Silvio Luppi 50A, che se inserirete il coupon all'interno della piattaforma riceverete uno sconto su Fisco Zen per il primo anno di 50 euro. Inoltre, utilizzando sempre il link sotto in descrizione, potete avere la quantità illimitata di consulenze fiscali gratuite. Quindi se siete interessati anche solo una chiamata Fisco Zen per capire un po' qual è la vostra situazione, sotto in descrizione c'è il link. Io vi ringrazio per la visualizzazione, spero che il video vi sia stato utile e che la piattaforma di Fisco Zen possa agevolare il vostro percorso imprenditoriale. Se il video vi è stato utile, come sempre un bel like di supporto al video, se avete delle domande sotto in descrizione lasciatemi pure le domande che provvederò a rispondere e noi ci vediamo per i prossimi contenuti sempre qui sul canale.